L'ennesimo pareggio in casa, questa squadra sembra più soffrire in casa che fuori casa, forse per la tipologia di gioco che abbiamo, quando dobbiamo impostare il gioco andiamo un po' in difficoltà e in casa dovendo fare la partita si mostra questo tipo di difficoltà oggettiva. Sì, brutto, sì, un primo tempo discreto, un secondo tempo un calo, come un po' come sempre, come fa il Palermo. Comunque dico, la partita tutto sommato era, sì, è andata un po' a caciara, in un certo senso. Beh, il pareggio chiaramente delude molto, lascia tutti delusi, perché le partite in casa si debbono vincere se vogliamo fare veramente qualche cosa di buono in questo campionato. È un pareggio dettato anche dalla capacità del Cesena di chiudersi, di spezzettare il gioco, così da renderci difficile anche la gestione della partita, anche in una fase offensiva. 4 gol annullati, credo. Quindi qualcosa che credo in 50, in 30, 33 anni di partite che vedo non l'ho mai visto. Quindi una partita abbastanza singolare, anche grazie alla gestione dell'arbitro. Oggi era una giornata triste, la volevamo finire diciamo più allegramente anche in ricordo appunto di Totò Schillaci, questo purtroppo non è avvenuto, però ci sono stati gli episodi, attenzione, bloccati dal VAR, perché comunque a mio avviso il nostro gol era regolare, però dico poi lo andremo a vedere un pochettino. Sì, diciamo che a parte Insigne, che oggi si è giocato molto sulla sinistra, non capisco perché la squadra oggi cercava tutti direttamente a Di Mariano, perché molte delle azioni sono passate sulla sinistra. E credo che comunque queste scelte di formazione siano state dovute anche alla partita di giovedì di Napoli. Probabilmente avrei messo l'Edouard Aoun dal primo minuto e magari Insigne da napoletano, fargli fare la partita a Napoli, che è una partita che lui sente sua, diciamo. Non c'è bisogno che ti presento, tutti sanno chi sei. No, addirittura, Dai, no, che comunque partita hai c'ho la scelto? maglietta che ho scritto lì. Dai, alla grande, quindi ti sei No, va presentato. Dai. bene, no, poteva andare meglio, però, cioè, nel senso, la verità è che queste sono le prove generali per la partita che dobbiamo vincere con Napoli, perché noi quest'anno puntiamo sulla Coppa Italia, quindi giustamente abbiamo risparmiato un po' di energie perché andiamo al San Paolo a vincere. Dai, Roberto, a modo tuo, un po' di coraggio per questi tifosi, che gli diciamo? No, vabbè, ma i tifosi, l'ultima cosa che ci mancano sono sicuramente i tifosi. Noi l'abbiamo vinta oggi nei minuti iniziali con il ricordo a Schillaci e poi sembra quasi che la partita era in secondo piano rispetto a quell'evento. Quindi la tifoseria ha vinto, poi ha sostenuto la scuola tutto il tempo, sarebbe stata perfetta una vittoria, ma vabbè, per adesso in casa non riusciamo a vincere, magari ce la stiamo conservando per dopo, non lo so, però la squadra non è ancora al completo, c'è tempo, sai, i discorsi che si fanno. Non voglio dire il percorso perché sennò poi vi dicono che sono Corini, però dico che io sono fiducioso perché il tifoso deve essere fiducioso.